Buonasera, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Roma 1 e Ostia TV. Domani, giovedì 10 marzo, una carovana di automobili con a bordo gli operatori balneari di Ostia e di altre località del Lazio si indirizzerà verso la Regione Lazio, all'indirizzo della presidente Renata Polverini. Una marcia rumorosa ma pacifica, almeno per adesso, così fanno sapere i balneari, con lo scopo di sensibilizzare la giunta guidata dalla Polverini sul rischio che corrono le imprese balneari quando dal 1 gennaio 2016 saranno messe all'asta le concessioni delle spiagge. Vedremo domani come andrà a finire. E ancora riguardo alle spiagge, però in particolare per quanto riguarda la situazione attuale e del quanto riguarda l'erosione appunto delle spiagge di Ostia, oggi è intervenuto il consigliere Alessandro Onorato, capogruppo UDC al Comune di Roma, che chiede a Campidoglio che impegni i fondi per il rifacimento, appunto per la ricostruzione delle spiagge. Onorato ha dichiarato di ringraziare il vicepresidente della Regione Luciano Ciocchetti per aver mantenuto la promessa fatta la scorsa settimana sulla richiesta appunto di Onorato riguardo alle sigle sindacali dei balneari che sono state incontrate, e ha garantito che entro pochi giorni la Regione avrebbe dato il via libera, la delibera per impegnare la parte dei fondi regionali, 6 milioni di euro appunto necessari al rifacimento. Oggi però, conclude Onorato, mancano ancora la parte dei fondi del Comune di Roma o quantomeno un atto di impegno. L'operazione infatti non può ancora partire, le spiagge di Ostia sono ridotte ad una sottile striscia di sabbia con molti stabilimenti su vere e proprie palafitte. Questo è il problema gravissimo della stagione balneare che sta per partire appunto con le spiagge in queste condizioni. Per oggi è tutto dal litorale, grazie, linea a voi.